Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, eccoci tornati in questo nuovo video, nuovamente un video in cui rispondiamo a delle domande, perché anch'esso, anche questo video, come con lo scorso, non l'abbiamo mai portato in 7 anni e questo è un modo anche per conoscerci un po' meglio, un po' diciamo al di fuori di quello che è solamente quando registriamo YouTube, un po' la nostra personalità in sostanza. Allora, io su internet, vabbè, ci fate caso a meno di... Allora, io su internet ho trovato 20 domande che praticamente io farò, lui risponderà e poi dopo rispondo anch'io per vedere se le risposte coincidono, per vedere se effettivamente entrambi ci conosciamo. Se ancora non l'avete fatto, mi raccomando di lasciare un like a questo video e di iscrivervi al canale per seguirci. Mi raccomando di attivare la campanella. Adesso non perdiamo altro tempo e partiamo col video. Prima domanda, dove ci siamo conosciuti? Siamo conosciuti su un social che si chiama Ask, penso ci sia ancora. Credo di sì, però ovviamente io non utilizzo più da anni. Assolutamente in modo casuale, poi insomma tutto quello che è venuto dopo. Storia. Ah, non lo so io! Seconda domanda, dove siamo andati al nostro primo appuntamento? Il nostro primo appuntamento siamo andati ad Alba Adriatica a fare una Sì. passeggiata. Dopo eravamo andati a danza, mi ricordo. Eravamo passati davanti a scuola di Sì. Sì, danza. avevamo portato da mia sorella, all'epoca faceva scuola E dopo danza. siamo andati sempre all'Alba Adriatica in Viale Mazzini, che è il vialone principale dell'Alba Adriatica, dove Sì. c'è E Rustichello, una pizzeria. ci siamo mangiati un pezzo di pizza. Qual è stata la tua prima impressione su di me? Ovviamente lui risponderà, poi rispondo anch'io. Allora, la prima impressione, vabbè, penso. Che bella ragazza, e vabbè, e ho detto, speriamo che sia quella giusta, perché io l'ho Allora, sempre ragionata così. la prima volta che ci siamo visti in realtà è stato su Skype Sì. e la sua faccia è stata tipo questa. Perché non lo so, forse non se l'aspettava di primo acchito, non lo so. Sì. Invece pensavo, quando ha fatto quella faccia, pensavo, oddio che è, faccio schifo. Perché aveva fatto una faccia strana. Poi non era così in realtà, ovviamente. E io invece stessa cosa, nel senso che avevo pensato all'inizio che non avessi fatto una buona impressione, proprio perché aveva fatto quella faccia lì. Invece la mia prima impressione è stata, oddio mio, perché si vergognava da morire. Non sapevo neanche io cosa dire. Per cui così, ecco. Ma la tua prima impressione qual è stata? Che era un bel ragazzo, anche se abbastanza timido. Ho qualche strana ossessione? Penso che come tutte le donne di fare shopping, ma vabbè, diciamo che per le donne solitamente è anche risolutivo. Ah, non lo so io. A volte si fissa un po' con le cose in generale, quindi è un po' ossessionata, crea i problemi anche dove non ci sono, quelli Cioè, beh, risolvibili. ne ha una, comunque. Mentre la sua ossessione è pulire. Infatti io lo chiamo scopetta. Secondo me è un po' calata rispetto ai tempi Sì, passati, eh. però quella lì è la sua ossessione, in realtà, mettere a posto tutto in ordine, tutto, nonostante io abbia pulito 155 volte, lui deve ripulire sempre sopra. Quello Soprannome scopetta è. pensatrice. Sì. Da quanto tempo stiamo insieme? Siamo insieme da 10 anni, mai dal febbraio 2014. 2014. Ok. Allora, se sentite rumori di sottofondo, c'è il cane che sente altri cani abbaiare e Minù, la gatta, che gli va addosso, che lo deve picchiare, per cui, perché c'ha i suoi 5 minuti. Insomma, neanche 50 sfumature era così crudele. Comunque stiamo insieme da 10 anni ormai. Sposati da 8. Qual è stato il nostro primo viaggio? Beh, è stato poco tempo fa, quindi Spagna, Barcellona. Sì, in Sì. realtà sì, viaggio, viaggio, sì, quello. Qual è stata la prima cosa che hai notato di me? Il viso. E mi piaceva, era un bel Sì, beh, viso. E poi effettivamente. successivamente il carattere. Effettivamente ci siamo visti, appunto, come dicevo prima, la prima volta in video, quindi in video per forza, vedi solo Esatto. il viso. Anche io, stessa roba. Qual è il mio ristorante preferito? Sushi. Invece lui, il ristorante preferito. Non ne ha in realtà ristoranti preferiti. Beh, oddio.
Non ne ho, in realtà questa è una domanda un po' difficile da lei a me, Perché vabbè, ristorante preferito... Beh, solitamente sushi. Sai cosa prendo? Sushi? E poi se no? In generale un po'... Tipo l'Old... Cioè, oddio, non ne ha uno preciso in realtà, ce n'è più di uno, l'Old, il sushi, Roadhouse, queste robe qua. Pratico qualche sport? Te no. Manco lui. C'è un cibo che non mi piace? Qua da lui ce n'è da dire. Non mi ricordo, quindi rispondi te. Come non ti ricordi? Un cibo che non mi piace a me? Cos'è che non ti piace a te? Perdonatemi, ma ho avuto un attimo di vuoto. Dico tranquillamente, per esempio, il cavolfiore. Sì, vabbè, cavolfiore. Broccoli. Poi? Una cosa che tu mangi, io no. Non mi ricordo. I piselli. Ah, i piselli, sì. E invece lui il pesce, a parte il sushi no, però il pesce, poi c'è l'insalata, ce n'è di roba. L'insalata la mangio però in realtà col... Sì, però non è un cibo che richiede, nel senso. Sì. E pesce crudo comunque, tipo granchio, cose così. Che cosa ordino da bere solitamente? Fanta, tè alla pesca. Dipende. Coca-Cola, dipende da cosa anche ci gira al momento. Lui Coca-Cola. Coca-Cola principalmente o acqua naturale. Se potessi, che cosa mangeresti tutti i giorni? Cosa mangerei? Rispondo io per lei, carne. E io invece pasta. La pasta. C'è qualcosa che faccio che tu vorresti che io non facessi? No. Cioè che... Una cosa che io faccio che a te dà fastidio? No. No, non c'è niente? No. Lui è... Ve l'ho detto prima. È un... Allora, a volte... Allora, voi non lo vedete, ma lui è una rottura di... A volte è una rottura di scatole potente. Veramente. Perché, come vi ho detto prima, deve essere tutto in ordine. Se c'è qualcosa che non è in ordine, scassuca. Su quale argomento litighiamo di più? L'argomento dipende, ci sono delle, dei momenti in cui discutiamo in generale, ok, e dopo si risolve, però ovviamente più che altro discutiamo quando siamo entrambi esausti e ce ne diciamo sì, più forse più, molto più per quello, più magari per una questione proprio di vita, quindi questa è una domanda anche che fuoriesce proprio dal discorso di YouTube, quindi come ho detto vi impara anche a conoscerci. No, vabbè, litighiamo principalmente uno perché purtroppo il suo lavoro porta via tanto tempo, sia lui proprio che in generale, per cui diciamo che l'argomento principale è quello, perché, sì, perché comunque lui lavora tante ore giornalmente. Giornalmente non faccio mai 8 ore, ne faccio 9 o 10, ecco, quindi chiaramente se ne facessi 8 avrei più tempo per la famiglia. Poi ovviamente il weekend tra bambino eccetera eccetera, il tempo è quello che è, quindi su quello bene o male è l'argomento. E soprattutto il tempo vola. Il mio film preferito? Harry Potter. Film, non saga, film. È film. Quella è una saga. E vabbè. Vabbè sì, anche Harry Potter. Il film preferito in assoluto qual è? Ma in realtà... 50 sfumature. Sì, allora in realtà ne ho più di uno. Cioè non è proprio uno. Sono a più episodi probabilmente. Vabbè, mi piace un sacco la trilogia di 50 sfumature, la saga di Harry Potter, poi vabbè Titanic classico, vabbè questi generalmente. Il tuo forse Avenger, cioè le Marvel in generale. Cantante preferito? Il tuo cantante preferito? Aspetta, c'è un momento. Ragazzi, per un attimo, sono un pochettino stanco. Ma in realtà non ne ho, sinceramente. Appunto, per quello non mi viene in mente, c'è un dubbio. quello. In realtà non ne ho. Idem tu. No, tu Max Pezzali. Sì. Cosa ti piace di più di me? Il carattere. E io sono uno che comunque guarda il carattere di una persona, anche perché l'aspetto estetico dopo un secondo sai già giudicarlo, di chiunque, e quindi appena vedi una persona dici ok, è bella o brutta, appunto. E quindi il carattere, non mi piace di lei. Idem.
anche se ovviamente negli anni, conoscendoci di più, ovviamente sono dei lati che piacciono di più e dei lati che piacciono di meno, ma quello un po' tutti così. Ultima, abbiamo mai pensato di lasciarci? No. No, no. Lui proprio, assolutamente no. No, no, dovete sapere, poi io sono molto... Lui è mamma mia. Sì, ecco, lui è molto fissato, quella cosa di prima, su sta cosa. Cioè, guai a dirgli, ma anche come battuta, fagli come battuta. Oh mamma, se la prende, ma tanto è. Io non l'ho mai capito, in 10 anni non l'ho mai capita sta cosa. Ma nel senso, non che si deve avverà. Però anche quando magari gli fai la battuta, niente. Ma anche se facessi la battuta, oh mamma mia, guarda quello quanto è bello, eh. Lui se la prende. Vabbè, questo magari perché ci tengo, quindi magari... Sì, ho capito, così. Ma vabbè, l'occhio vuole la sua parte. Cioè, non è che perché dico che quello è bello, allora subito ti pensa male. Cioè, sì. Quindi, quello. Vabbè, diciamo che è una cosa da apprezzare, visto quello che comunque c'è in giro, e comunque no, sono sì, una persona seria da questo punto okay, di vista, e la ragiono così. Sì, però ogni tanto bisogna un attimo sì, vabbè, smussare un po' gli angoli, mamma mia, cioè. Vado a prendere il flessibile. Niente, sono finite le domande. E quindi è finito anche il video, ovviamente speriamo di avervi anche comunque divertito con qualche risata. Anche se con qualche miau di sottofondo, però. Quello era Doraemon. A parte gli scherzi ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto, quindi se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto. E noi, come sempre, vi mandiamo al prossimo video. Bye bye. E mi raccomando di commentare sotto nei commenti. Ciao!